Il sogno di ogni aspirante cantante lirico? Avere a disposizione in qualsiasi momento e ovunque un'orchestra ed un maestro con cui provare gli attacchi e i tempi, i veri spauracchi di molti professionisti. Ora tutto questo sarà possibile grazie a Opera Studio, un progetto multimediale che vede Fano e il Teatro della Fortuna tra i suoi protagonisti. Mentre io fremente le belle forme disciogliea dai veli. Il testimonial di questo progetto, destinato ai giovani talenti della lirica, è il tenore Andrea Bocelli, presente a Fano stamattina nell'esclusiva conferenza dibattito di presentazione e che torna a Fano dopo la messa in gloria eseguita nel 2012. E muoio disperato. Fano diventerà un palcoscenico per il mondo intero, questo può essere un connubio sicuramente vincente. Beh, è un bellissimo teatro, un teatro di tradizione molto elegante, molto bello e senz'altro è molto probabile che in futuro abbia molte opportunità per essere visitato anche da pubblici internazionali. Ecco, prima nel suo intervento ha parlato di tanto mestiere che serve ai ragazzi e soprattutto di insegnanti che non gli infarciscono la mente di tanti concetti strani. Ci vuole concerto. Il canto è una cosa molto... è un po' come Mozart, no? Il canto. È molto facile per i dilettanti e molto difficile per i professionisti. È una cosa che richiede... spirito di abnegazione, grande passione e talento per chi voglia esercitarlo per professione. Al contrario, è una cosa bella che si può fare con grande disinvoltura se uno lo fa per il piacere di farlo. Ecco, la similitudine prima che ha usato nel suo intervento con il violino Stradivari è stata bellissima. Insomma, se uno ha il violino Stradivari in casa non è detto che sia un ottimo violinista. Esatto, è proprio così, cioè uno nasce con la voce e in questo non ha nessun merito. Poi se ha una bella voce direi che è moralmente obbligato a cercare di ottimizzare le sue capacità anche di uso di questo strumento. Una finestra del nostro teatro nel mondo. Beh, questo è un altro grande successo, è un motivo di lustro per la nostra città che viene al centro dell'attenzione. I primi mesi di test di Opera Studio ha registrato subito l'interesse del pubblico, in gran parte straniero, soprattutto Stati Uniti d'America, Russia e Cina. Tutto quello che abbiamo fatto oggi passerà la cortina, diciamo così, della Repubblica Popolare Cinese, perché internet là non passa, e saremo visti e ascoltati da 1.300.000.000 di persone, ipoteticamente. Altissimo il livello di tutti i soggetti coinvolti, tra cui l'Orchestra Sinfonica Rossini, diretta dal maestro Marcello Rota, che ha curato le incisioni di 3 delle 4 opere disponibili proprio nel Teatro della Fortuna, proiettando Fano nel mondo della lirica mondiale. Oltre all'essere interessante, potrebbe essere anche molto utile, non soltanto per i professionisti, ma anche per gli appassionati, strumentisti e tutti coloro che vorranno avvicinarsi a questo mondo. I supporti multimediali di Tosca, Madama Butterfly, Barbieri di Siviglia e Traviata, nelle varie versioni modulabili, sono disponibili nel sito web operastudio.org.